Questo libro è un libro a più strati. Da una parte, naturalmente, ci sono le storie di Biden e Harris, ma non è una classica biografia. Io ho scelto soltanto alcuni momenti, alcuni episodi, alcune scene, perché sono i fatti che secondo me li hanno resi le persone che sono adesso, quello che li ha formati, gli errori che hanno fatto, i successi che hanno ottenuto. Attorno a questi momenti c'è l'America, naturalmente, un libro che racconta tanti pezzi della storia americana degli ultimi decenni, dagli anni 60 fino all'altro ieri, momenti che hanno visto Biden e Harris avere dei ruoli importanti. Faccio soltanto due esempi per capirci. Biden, che adesso diventando presidente avrà sicuramente il compito urgente di risollevare l'economia americana dalla crisi in cui è finita a causa della pandemia. Quando diventò vicepresidente nel 2009, su mandato di Obama, si occupò in prima persona proprio del grande stanziamento di fondi per uscire dalla crisi del 2008. E quindi capire cosa fece quella volta Biden è utile per capire cosa farà stavolta. Kamala Harris, dopo un'estate di grandi proteste contro il razzismo e contro il razzismo del sistema penale americano, diventa la prima persona, la prima donna nera vicepresidente. Essendo stata lei il capo del sistema penale della California, che è uno stato che è grande quasi quanto una nazione, capire cosa fece Kamala Harris in quell'occasione lì è utile per capire cosa farà adesso. E quindi poi c'è un altro strato che è il futuro. Cosa succederà? Cosa possiamo immaginare di questa nuova presidenza? E tutto questo è, secondo me, molto legato naturalmente alle identità di Biden e Harris, ma la cosa che cerco di raccontare nel libro è che le vite di Biden e Harris, i loro successi e i loro fallimenti, sono in qualche modo esemplari di una storia americana più grande, esemplari dell'evoluzione del paese su molti temi, e per questo il libro si intitola Una storia americana. Trump è diventato presidente degli Stati Uniti perché il contesto del Partito Repubblicano si era già molto spostato a destra ed è una cosa che io cerco di raccontare sempre perché mi piace molto sottolineare il modo in cui fatti, anche che sembrano lontani tra loro, sono molto concatenati e molto collegati. Il Partito Repubblicano si è molto radicalizzato negli ultimi 20 anni, per tante ragioni politiche, mediatiche, se vuoi anche tecnologiche, se ci mettiamo dentro i social network, demografiche, culturali. Tutto questo rimane. Trump non sarà più presidente, ma il contesto è quello che ha creato questa situazione. E quindi Biden dovrà fare molto i conti, non tanto con Trump, che con ogni probabilità, diciamo, non vedrà concludersi qui la sua esperienza politica, quanto con un pezzo significativo del paese, per quanto minoritario, che è molto radicale, che è molto di destra e che in una certa parte non lo considera nemmeno, come sappiamo, un presidente legittimo. Il momento è difficile, le tensioni razziali, c'è la pandemia, c'è la crisi economica conseguenza della pandemia, è un momento veramente complesso. La montagna che si trova davanti Biden farebbe tremare le mani a chiunque e naturalmente la soluzione di questi problemi poi in molti casi richiede il passaggio di leggi e quindi un po' di tempo. Biden vuole, anche per dare un senso di un cambiamento forte, soprattutto nei primi 10 giorni del suo mandato, prendere una serie di decisioni esecutive su cose che riguardano le sue competenze molto forti. Alcune cose sono state già raccontate, Biden rientrerà immediatamente nell'accordo sul clima di Parigi, così come nella OMS, che in questo momento è una cosa non da poco. Ma la sua principale e più grande, diciamo, iniziativa legislativa sarà convincere il Congresso a stanziare 1.900 miliardi di dollari, sono più del doppio di quelli che stanziò il Congresso per la crisi del 2008, non solo per tamponare, diciamo, le difficoltà economiche di moltissimi americani emerse nel corso del 2020, ma anche per provare a cambiarla l'economia americana, e quindi investendo molto nell'energia pulita, per esempio, alzando il salario minimo a 15 dollari l'ora, che è una grande richiesta della sinistra del partito, che insomma trova cittadinanza in questa proposta di legge. L'intenzione di Biden è mettere da subito in chiaro che le cose sono cambiate e che cambieranno con rapidità. Certo, bisognerà vedere e lo scopriremo quanto il Congresso condividerà questa stessa urgenza.